Ciao a tutti ragazzi, sono io Mishan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di farvi vedere i tanti acquisti che ho fatto durante il mese di luglio. Devo dire, sono uscite diverse novità questo mese, molto interessanti e alcune infatti che ci tengo veramente tanto a consigliarvele. E poi ne ho approfittato questo mese proprio per acquistare anche due action figure più alcuni DVD, tra l'altro uno di Dragon Ball Super, veramente bellissimo riguardante Broly, che dopo infatti andremo a vedere insieme. Per quanto riguarda i manga invece, pensavo di iniziare intanto mostrando il volume numero 2 di Death Shield, di Luca Molinari e Giorgio Battisti, e lo trovate al prezzo di 8 euro. Molto più grande tra l'altro del primo volume, come si può vedere infatti. È dotato come sempre di una sovracopertina, però di nessuna pagina a colori. E questo è il tratto all'interno. Devo dire che come serie la sto apprezzando. Se avete possibilità di recuperarvelo, ve lo consiglio. Altra cosa che vi straconsiglio veramente tanto è edito dalla Jeppo ed era una novità. Una novità tra l'altro completa perché è una serie in miniserie in tre volumi che si chiama Il prezzo di una vita. I sold my life for 10,000 yen per year. Eccolo qui. Questo è il cofanetto. Se li volete prendere sparsi, i volumi li trovate al prezzo di 6,50 euro e se no in tutto il cofanetto lo trovate al prezzo di 19,50 euro. Allora, questo è il volume numero 1. Il volume numero 2 e il volume numero 3. Devo dire che hanno delle copertine carinissime, soprattutto il volume numero 2. E la storia è estremamente intensa e anche commovente. Un ragazzo che passa le sue giornate nell'apatia più totale si imbatte un giorno in un negozio misterioso, dove è possibile vendere la propria vita, il proprio tempo o la propria salute. Convinto di non avere davanti a sé anni degni di essere vissuti e attanagliato dalle difficoltà finanziarie, decide di darne via la maggior parte tenendosi solo 3 mesi. Quello che non sai è che dovrà passarli sorvegliato da Miyagi, una ragazza che lo terrà d'occhio 24 ore su 24. L'edizione è dotata di una sovraccoperta, però ho visto nessuna pagina a colori. Faccio vedere un po' il tratto. Eccolo qui. Edito dalla J-Pop è uscito anche il volume numero 12 The Rising on the Shield Hero. Questa è la copertina, sempre carinissima anche in questo caso, e l'ho trovata al prezzo di 5,90 euro, dotato di una sovracopertina e di alcune pagine a colore all'interno. Questa è la prima. Poi abbiamo questa qui. E l'ultima è questa. E questo è il tratto. Vi mostro anche il bellissimo volume numero 4 di Girl from the Other Side. Interessante sia il volume, ma bella anche la copertina, anche in questo caso. Lo trovate al prezzo di 6,50 euro, dotato come sempre di una sovraccoperta e di alcune pagine a colori, tra cui questa che è meravigliosa. E poi abbiamo il sommario. Abbiamo sempre questa distinzione tra le, diciamo, sfumature tra il chiaro e l'oscuro, che in pratica ci mostra la differenza tra un personaggio e l'altro. Sempre della J-Pop è uscito anche il dolcissimo volume numero 8 di Orimia. Questo invece lo trovate al prezzo di 5,90 euro, dotato come sempre di una sovraccopertina e di due pagine a colori, tra cui questa qui e questa. E questo è il tratto. Devo dire che Orimia lo sto leggendo veramente con piacere, è una lettura che vi straconsiglio. Passiamo al volume numero 4 di Bloom Into You, un'altra serie dolcissima in questo caso, però di genere Yuri. Questo lo trovate al prezzo di 6,50 euro. Anche questo è dotato di una sovraccoperta e di ben due pagine a colori. La prima è questa. E la seconda è questa qui. Carinissima la copertina che tra l'altro contiene anche dietro. E poi passiamo ai volumi veramente intensi. Infatti è uscito il numero 10 di The Promised Neverland. Eccolo qui. Questa è la copertina. Dove abbiamo dei personaggi misteriosi e questo è il dietro. Lo trovate al prezzo di 5,90 euro. Faccio vedere solo velocemente un'immagine per non rischiare di spoilerare in questo caso. Abbiamo Emma praticamente sul davanti. Ultima novità per quanto riguarda la J-Pop, e devo dire molto graziosa tra l'altro come novità, è la divisa scolastica di Akebi.
Questo è un manga veramente particolare che straconsiglio agli amanti del genere slice of life e anche della vita scolastica. In pratica è una commedia scolastica slice of life. E l'ho apprezzato soprattutto per il modo in cui sono state disegnate diverse scene. È lento come manga, ma molto particolare. È dotato tra l'altro di una sovracopertina diversa sotto, molto carino anche questo fatto. E poi abbiamo una pagina a colori all'interno, che è questa. Akebi è una ragazza dolcissima che, devo dire, ha sempre avuto un sogno, quello di frequentare l'istituto privato Robai, che in pratica dice qui è una rinomata scuola media femminile situata nelle campagne giapponesi. Mikomichi Akebi ha sempre sognato di poter indossare la divisa alla marina retta di questo istituto, e ora la vita in uniforme da lei tanto agognata sta finalmente per cominciare. Un paesaggio rurale, rigoglioso che si allarga a perdita d'occhio, il tempo della giovinezza che scorre lento. Riuscirò a farmi un sacco di amiche? Il ritratto di una quieta vita scolastica dipinto dal tratto gentile del maestro Hiro. La campanella sta per suonare. Per farvi vedere un po' il tratto che vi dicevo all'inizio, è, come potete vedere, molto dettagliato. E poi ci sono diverse pagine bianche dove ci mostrano la nostra protagonista. Quindi veramente dolce come primo volume, lo continuerò molto volentieri, anzi ci tengo veramente tanto anche a consigliarvelo a voi. Passando invece alla Star Comics, vi mostro il volume numero 3 dei Dipinti Maledetti. Questo lo trovate al prezzo di 4,90 €, dotato come sempre di una sovraccoperta e di una pagina a colori all'interno, molto bella. La storia sta prendendo una piega completamente diversa da quella che mi aspettavo all'inizio e devo dire che la sto apprezzando. È uscito anche il volume numero 8 di Dragon Ball Super, divertentissimo, devo dire la verità. Lo trovate al prezzo di 4,50 €. Dotato di alette, però di nessuna pagina a colori, e questa è una bellissima immagine che ci tenevo a mostrarvi. Altro volume e altra serie che sto apprezzando è Un bacio a mezzanotte. Questo lo trovate al prezzo di 4,50 €. Non è niente di particolare la storia, ma mi ha sempre appassionato fin dal primo volume. Questa è la copertina e questo è il dietro, e vi faccio vedere un po' il tratto. È un'edizione dotata ne di nessuna sovracopertina e ne di nessuna pagina a colori. Il volume invece è numero 2 di Eden Zero, è dotato questo invece di alette, però di nessuna sovraccopertina e di nessuna pagina a colori anche in questo caso, e questo è il tratto, quello classico di Hiro Mashima, che trovate al prezzo di 4,90 €. Altro volume veramente interessante è stato senza dubbio il volume numero 20 di My Hero Academia. Questo lo trovate al prezzo di 4,30 €. La copertina è bellissima questa volta, come pure la storia all'interno. Infatti non vedo l'ora di poter leggere il volume numero 21 per vedere che cosa accadrà. Questa è una delle mie scene preferite all'interno di questo volume. Poi abbiamo anche il volume numero 3 e veramente commovente di To Your Eternity di Yoshitoki Ohima, che trovate al prezzo di 5,50 €. Dotato anche questo di una sovraccoperta, però di nessuna pagina a colori, e questo è il tratto. Volume invece divertentissimo è stato senza dubbio il volume numero 2 di Fairy Tail, però Side Stories. Ecco a voi il secondo volume dello spin-off ufficiale Fairy Tail. Vi mostro anche il volume numero 6 invece di Vigilante, My Hero Academia e Illegals, però questa volta, e questo lo trovate al prezzo di 4,50 €. Anche questa è una serie che sto seguendo con molto piacere. Altra serie che sto seguendo e che devo dire mi sta colpendo ad ogni volume è Queen's Quality. Questo invece è il volume numero 4. La copertina è stupenda, come pure il dietro.
Volume soprattutto ricco di colpi di scena questa volta. Quel tratto di Yusuke Motomi, devo dire, lo apprezzo tantissimo. E poi vi mostro anche il volume numero 8 invece di Iona, la principessa scarlatta, che trovate al prezzo di 4,50 euro. Altro volume che, e altra serie che sto seguendo con piacere, che non avevo ancora, come sapete, avuto possibilità di leggerlo, è Nana Reloaded Edition. Questo in pratica è il volume numero 3, dotato di una sovraccoperta. E questo è il tratto, quello classico che conoscete, penso, un po' tutti. Il volume invece numero 6 di 8, infatti ci avviciniamo alla conclusione di Gideon of the Third. E lo trovate al prezzo di 4,90 euro questo. La storia sta entrando nel vivo perché ci avviciniamo naturalmente al finale, però è qualcosa di interessante, particolare, ricco di colpi di scena. Altro volume infatti che sto apprezzando, che tra l'altro ha annunciato anche l'anime, è Arte. L'ho trovato al prezzo di 5,50 euro. Sono veramente contenta che abbiano deciso di annunciare anche l'anime, perché è una serie che devo dire apprezzo e che consiglio particolarmente. Soprattutto per il coraggio e la tenacia della protagonista, ma anche per i paesaggi introdotti all'interno. Poi si sta per concludere anche Citrus, infatti vi mostro il volume numero 9, edizione come sempre meravigliosa che trovate al prezzo di 7 euro, dotata di una sovraccoperta e di alcune pagine a colori. Questa è meravigliosa. Anche in questo caso non vedo l'ora di vedere come si concluderà. C'è stato un colpo di scena alla fine di questo volume. Guarda invece la Lina Spicy e ho preso il volume numero 3 di Sister and Vampire. Questo l'ho trovato al prezzo di 6,50 euro. Come sempre, il tratto di questo manga è qualcosa di particolare, bellissimo. Devo dire che è realizzato benissimo. Altro tratto che apprezzo molto è quello di Granblue Fantasy, infatti vi mostro il volume numero 6, che trovate al prezzo questo di 7 euro, dotato di una sovraccoperta e di ben due pagine a colori. Questa è la prima e questa è la seconda. Andate qua. Graditissimo ritorno è stato soprattutto anche il volume numero 26 di Greyman. Passato tantissimo tempo dall'ultimo volume, questo si chiama Segreti e Resti. È stato veramente interessante. In pratica ci viene parlato, accennato ancora di più della vita di Allen e soprattutto del suo rapporto con il Conte del Millennio. Tratto poi a un migliore sempre di più ad ogni volume, ho notato anche questa differenza, soprattutto dai primi volumi. Poi sempre legato alla linea Spicy, vi mostro anche il volume invece numero 3 di Game, giochi di seduzione. Sempre al prezzo di 6,50 euro questo qui. E questo è il tratto. Il volume invece di numero 2 di Seraph the End, Gure Ichinose Katasure Assistin, che trovate al prezzo di 4,50 euro. Con il tratto tipico quello di Seraph the End.
E poi per quanto riguarda l'edizione, il tratto veramente bellissimo, ci tengo a consigliarvi ancora una volta Ateliero Witchat. Questo è il volume numero 2 che trovate al prezzo di 7 euro, dotato di una sovraccoperta però di nessuna pagina a colori. E questo è il tratto. Il volume invece numero 5 di Moriarty The Patriot, al prezzo di 4,50 euro, volume ricco di colpi di scena, sto apprezzando tutti i personaggi inseriti all'interno di questa storia. E questo è il tratto che trovate all'interno, veramente stupendo. E poi abbiamo anche il volume invece numero 7 di Boruto, Naruto Next Generation. Questo personaggio in copertina, molto importante tra l'altro, li ho trovati al prezzo di 4,90 euro. Vi mostro anche il volume invece numero 20 di Noragami, questa è la copertina e questo è il dietro. Lo trovate come sempre al prezzo di 4,50 euro. E devo dire è stato un volume particolare. E ne sono successe veramente tantissime in questo volume, infatti non vedo l'ora di poter leggere anche il volume numero 21. E poi come penultimo volume per quanto riguarda anche la Planet, vi mostro il volume numero 17 di One Punch Man, che si chiama E perché sono mantello pelato? Come sempre divertentissimo anche questo volume. E questo è il tratto. E ancora una volta faccio i complimenti perché è veramente ben realizzato. L'ultimo volume, ma non certo per importanza, è il volume questo qui cartonato e unico che trovate al prezzo di 20 euro e si chiama Noi siamo Occhi di Gatto. In pratica all'interno troviamo diverse storie riguardanti le nostre protagoniste, storie che tra l'altro facevano parte della serie principale. È un volume che consiglio per chi conoscesse già queste protagoniste, per chi avesse già avuto modo di leggere la serie principale, perché ci sono diverse storie, ma prese soprattutto quelle più importanti all'interno della serie principale, e se uno non conosce perfettamente le protagoniste è difficile che magari riesca a capirci perfettamente. Come volume è veramente ben fatto, questo è all'interno, come si presenta. E devo dire l'ho gradito particolarmente. Detto questo, per quanto riguarda il manga, mi sembra di fatto vedere tutto. Ora passerei a farvi vedere i DVD e il primo infatti che ci tengo veramente tanto a mostrarvi è il film di Dragon Ball Super Broly. È una limited edition DVD più 5 special cards all'interno. Questo è il dietro. E questo è come si presenta invece il DVD all'interno. L'altro cofanetto si presenta in questo modo DVD, dove ci vengono mostrate le altre due immagini veramente importanti, che sono queste due. Soprattutto questa, e poi all'interno si presenta in questo modo: abbiamo Vegeta, Goku qui sotto più il DVD, e poi all'interno ci davano anche due pubblicità, che sono queste qui, più ci veniva data anche una busta promo volume 1, una carta per busta che fa parte di Dragon Ball Super Card Game, che ora andremo ad aprire insieme, che è la prima volta anche per me, e ho trovato Frieza contrattacco. Bellissima tra l'altro come è stata anche realizzata. E poi abbiamo anche 5 special cards. Questa è la prima, andremo a aprire anche questa insieme ora. La prima è questa come vi dicevo all'inizio. Poi abbiamo questa qui, questa qui e Vegeta ultimo. Quindi è veramente interessante come edizione, l'ho apprezzata tantissimo, come pure il film che l'ho gradito veramente tanto. I DVD che vi mostro che sono molto contenta di essere riuscita a recuperare sono Le Foglie dell'Imperatore, Aladdin in questa edizione speciale, tra l'altro edizione con contenuti speciali musicali, e l'ultimo è questo qui che si chiama in pratica Excalibur L'Épée Magique. In pratica la scritta, come potete vedere, è in francese, però all'interno c'è la possibilità di scegliere diverse lingue, tra cui l'italiano. E per chi lo volesse vedere, che tra l'altro straconsiglio, si chiama La spada magica alla ricerca di Camelot. Eccolo qui. Una cosa che ho preso e che ci tengo tanto a mostrarvi, che tra l'altro l'ho messo anche su Instagram qualche giorno fa,
È questo qui che si chiama Astrotopo. In pratica Topolino sbarca sulla Luna. Festeggia con noi il 50° anniversario dell'annunaggio. Arriva l'imperdibile Astrotopo. Pratica abbiamo il fumetto più questa edizione speciale Topolino. Segui l'incredibile viaggio Topolino alla ricerca del castello sulla Luna. Molto graziosa tra l'altro come edizione. E questo lo trovate al prezzo di 12,90 euro. E come ultima cosa vi faccio vedere, come promesso, le due action figure. La prima è questa qui. Ho preso un'altra action figure riguardante che è Captain Sakura, però in questo caso Clear Card. È qualcosa di meraviglioso questa action figure. Una volta fuori dalla scatola si presenta in questo modo. È qualcosa di meraviglioso. È molto grande tra l'altro, come potete vedere. Se ve la faccio vedere bene. Questa è la base e questa è lei più da vicino. È ricca soprattutto di dettagli, mi sono piaciuti i fiocchi, anche il vestito, soprattutto la gonna, il movimento della gonna. Questa è un'action figure che devo dire vi straconsiglio se avete possibilità di prenderla. E l'ultima cosa, finalmente sono riuscita a prendere l'action figure di Sailor Moon, che è questa qui. La scatola è molto semplice, però che devo dire che lei è realizzata benissimo. Eccola qui. Tra l'altro poi mi piacerebbe molto prendermi anche Sailor Jupiter e Sailor Mars, come pure tutte le altre Sailor. Bellissima anche la base, tra l'altro. Bene ragazzi, con questo mi sembra di fatto vedere tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere, come al solito, con un commento qua sotto, che vi avete preso voi di bello durante il mese di luglio, che sarei veramente molto curiosa di saperlo. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!